Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo a parlare di un argomento abbastanza importante: come capire se fare investimento o trading su Bitcoin. Qual è la differenza fra queste due macro classi? Quali sono le peculiarità che distinguono l'investimento dalla trading nell'ambito del Bitcoin? Perché sono diverse le peculiarità, ragazzi, nell'ambito dei mercati normali rispetto a quelli dei mercati cripto. Ci sono delle differenze sottili però importanti in questo caso, che vi possono far propendere per un discorso investing sul lato Bitcoin e cripto o per un discorso trading. Quindi oggi andiamo a vedere quali sono queste differenze, cosa vi conviene fare se poi andare a investire e basta, quindi paraocchi holding su Bitcoin, oppure andare a fare trading, soprattutto anche in virtù di quello che abbiamo visto negli ultimi giorni, e andiamo a fare un po' di considerazioni. Ok ragazzi, allora prima di andare vi chiedo sempre di iscrivervi al canale, lasciatemi un mi piace. So che in questi giorni tantissimi sono alle prese con la famosa domanda: vendo, non vendo, vendo, non vendo, vendo, non vendo. Allora ragazzi, io sto per fare anche un video, vi darò anche la mia, perché sto aspettando di vedere anche i mercati quello che stanno facendo dopo l'ultimo crash e capire un po' di cosette. Quindi comunque ragazzi, ne parleremo di questa cosa, state attenti, occhi aperti, mi piace e iscrivetevi al canale. Cosa significa fare investimento su un asset? Cosa significa farlo sui mercati delle cripto? Ragazzi, allora, l'investimento sui mercati delle cripto parte da un concetto fondamentale, a mio avviso, cioè il credere. I mercati delle cripto sono una filosofia di vita, prima di ogni altra cosa, prima di una tecnologia, prima di tutto quello che poi negli ultimi anni è stato messo dentro questo calderone. Ma la prima cosa, proprio il nucleo iniziale, i mercati cripto sono una filosofia. Investire su questi mercati significa credere alla fine, ragazzi, credere. Io ho visto in questi ultimi periodi tantissimi investitori, anche bravissimi, anche molto, diciamo, old style, però un po' improvvisati magari sul mercato cripto, aver abbracciato anche questo momento. Abbiamo visto decine, insomma, di link di diverso tipo, ma abbiamo anche visto, ragazzi, una cosa incredibile: i telegiornali parlare di questo fenomeno. E a tal proposito, ragazzi, a metà video, quasi verso la fine, vi faccio vedere un grafico che sono sicuro attirerà le vostre attenzione, perché è un grafico che si commenta da solo, ma lo vediamo fra poco. Allora, moltissimi, parlando del settore cripto, dicono: ah, la bolla non bolla, è salito tanto, non tanto. Ragazzi, manca il nucleo iniziale, quello che si matura in questo settore se ci siete da tanto tempo, e cioè il credere, ok? Il mercato cripto si abbraccia o si odia o si ama, e alla fine è un po' così. Perché? Perché in tutto quello che riguarda il contesto delle altcoin, delle criptovalute, al di fuori della tecnologia, in sostanza di business, ragazzi, di money, che fanno money, non ce n'è. E questo è il problema di fondo. Le aziende blockchain sono in fase di startup, stanno iniziando. Binance però macina un sacco di soldi, ragazzi. Però è chiaro che se io vado a fare il riferimento di tutto questo settore rispetto al settore old, non trovo certamente aziende che già sono operanti, perché l'adoption nel settore cripto è lontana ancora tantissimo tempo. L'abbiamo vista da pochissimo tempo, abbiamo visto magari iniziare ad avvicinarsi degli istituzionali, ne abbiamo parlato, ragazzi, anzi vi lascio come sempre il link sulla mia testa dei video dove parlavo degli istituzionali. Ma al di là di questi esempi iniziali c'è ancora poco, perché l'adoption non è ancora veramente iniziata. Ma questo, ragazzi, non è una cosa negativa. Io è questo che ho visto in moltissimi video, soprattutto nel mercato americano, ragazzi, di quella che è questa fase cripto, parlare delle cripto e di Bitcoin come un discorso
discorso legato al fatto che investire in Bitcoin vuol dire essere ciechi e andare a buttare soldi in semplicemente una filosofia. Ragazzi, semplicemente è una scommessa. Il mercato cripto è quello che potrebbe essere in futuro, non potrebbe essere o meno, non lo sappiamo questo, ma l'adoption non c'è. È normale che non ci sia, perché questa è una cosa positiva, perché significa che noi qui abbiamo ancora tanto da galoppare se la scommessa sarà vinta. Perciò investire in Bitcoin, ragazzi, in questo momento preciso è un credo, non è una cosa che si basa su dati, su analisi fondamentale. Questo mettiamocelo in testa, quindi primo punto fondamentale. Allora, io vado a credere in questa cosa. Poi cosa fa il famoso holder, ragazzi? Oltre a credere nella tecnologia, ad avere questa aspettativa, va a scommettere anche quello che riguarda la propria capitalizzazione, il proprio capitale, ovviamente mettendolo a rischio elevatissimo, ragazzi. Cosa che non avviene per i traders, ci arriviamo tra poco. Perché? Perché l'holder è l'investitore nel mercato cripto, dice: io credo in questa tecnologia, mi assumo tutto il rischio di quello che vi ho appena detto e vado a mettere il mio capitale in questo calderone a tutta la volatilità del mercato. Ho fatto questo discorso diverse volte qui sul canale, ragazzi, però ci tengo a ribadirlo. Se fate holding sul mercato cripto, assumete tutta la volatilità del mercato, nel bene e nel male. Questo è la vera differenza fra l'investitore in Bitcoin e il trader in Bitcoin, ed è qui che dovete porre la vostra attenzione e poi decidere quale delle due figure vi piace di più, ma soprattutto quale delle due figure vi si addice di più alla vostra personalità. Se fate l'hold, ragazzi, vi assumete tutta la volatilità. Quest'anno è andata strabene per l'hold, gli altri anni un po' meno, però poi abbiamo visto l'altro giorno il crash, allora tutti impanicati, vado a vendere, chiuso, è scoppiata la bolla. Ragazzi, non è così, perché l'holder assume quella volatilità e la fa propria. È inutile, non potete scappare e dire: io faccio l'holder solo quando il mercato sale, poi quando il mercato scende e io non voglio più essere un holder, adesso divento un trader. Sempre questo discorso di rincorrere sogni irrealizzabili e soprattutto stare dietro al mercato ogni volta che fa un movimento è deleterio, ragazzi. Non si fa money così, non fate soldi così, non fate profitti così, non fate neanche il vostro bene del capitale psicologico. Quindi la prima cosa, imparate ad accettare quello che siete ognuno di noi. Se io sono un holder, allora imparo ad accettare i momenti di super pump del mercato, ma anche le fasi di crash del meno 20 dell'altro giorno, ragazzi, perché l'holder fa questo. Quindi questa è la vera differenza di chi investe in Bitcoin e accetta tutto quello che riguarda il credo delle cripto, perché non abbiamo dei dati materiali, ma accetto la volatilità del settore nel bene e nel male. Ma nel bene, ragazzi, nel 2020 ci ha fatto fare il più alto livello di rendimento di uno strumento di queste proporzioni. Chiaramente non vado a prendere le penny stocks, che chiaramente alcune magari hanno fatto anche di più, non lo so, ma sicuramente ci sarà qualche penny stocks che avrà fatto di più di Bitcoin. Ma ragazzi, Bitcoin è fra le top 10 delle società capitalizzate, ha guadagnato più di tutti gli asset nel 2020 di quelli grandi, con miliardi e miliardi dietro le spalle. Questo è la scommessa dell'holder, di chi investe. Cosa fa invece il trader, ragazzi? Lo scopriamo tra poco, perché adesso vi faccio vedere quel grafico che vi ho promesso. Questo grafico è stato gentilmente offerto da Iluca di Criptovalute Italia Trading, il gruppo su Telegram, ragazzi, top italiano per quanto riguarda anche tutta l'analisi delle cripto. E ragazzi, guardate qui, abbiamo riso perché tra l'altro Luca è un amico ed è anche con me nella Trading On Academy. Questa linea che vedete in questo momento, lo so, molti si chiederanno: che cos'è questa linea verde? Mauro, cosa stai dicendo? Questa è la linea del massimo, ragazzi. Questa linea, che voi ci crediate o no, è il giorno in cui i TG hanno parlato di Bitcoin. Ve lo faccio rivedere.
Questo è il giorno in cui il TG5, almeno se lo ricordo male, ha parlato di Bitcoin. Wow, hanno beccato il massimo storico con una precisione disarmante, quasi strana, quasi oserei dire da uomo con la maschera. Io non credo, ragazzi, c'è poco da dire. Poi alla fine, insomma, queste sono le cose che succedono. Questi benedetti media che abbiamo imparato a conoscere ci fanno questi scherzetti, lo fanno apposta oppure sono proprio incapaci. Io, insomma, propendo per la seconda ipotesi. No, sto scherzando, ovviamente non è così, ragazzi, ma è solo per farvi vedere un grafico veramente simpatico di come si arriva poi in ritardo quasi sempre quando ci sono queste situazioni, e i TG hanno parlato di Bitcoin esattamente il giorno del suo massimo, e da lì abbiamo iniziato la discesa. Va bene, allora, a parte questo discorso simpatico, passiamo al lato trader. Cosa fa il trader del mercato cripto e quando è meglio essere un trader e quando è meglio essere un holder? Chiudiamo questo video. Allora, il trader, ragazzi, nel mercato cripto gioca di astuzia, cioè cavalca il drago Bitcoin cercando di ridurre al minimo la volatilità dei mercati cripto. Questo fa il trader. Quindi, fa più soldi il trader o fa più soldi l'holder? Ragazzi, dipende, perché se il mercato è rialzista forte, l'holder fa sempre più soldi, ma se il mercato inizia ad andare giù, fa il meno 20 come abbiamo visto, scende ancora, lateralizza per 2 anni, fa più soldi il trader. Questa è la vera differenza. L'ho sparata qui così subito, ragazzi, senza preamboli. Perché? Perché il trader, ragazzi, quello che fa, il suo vero obiettivo è ridurre la volatilità dei mercati. Quindi cosa in pratica fa? Esce dal mercato, passa in stablecoin nel momento in cui vede che le cose vanno male, poi ci rientra, fa 10.000 operazioni, magari sta lì. Ma l'obiettivo non è speculare facendo più soldi possibili in leva 3.000. Questo ovviamente, ragazzi, si può fare, non è che non si può fare. Se siete molto bravi, utilizzate la leva, ma io la leva la consiglio solo a trader esperti e soprattutto solo ed esclusivamente per fare money management corretto. Questo è il vero uso della leva. Poi ognuno fa quello che vuole, ragazzi, ognuno fa le sue scommesse a 200 km/h. Si può tranquillamente fare, leva è una roulette russa, ok ragazzi, va bene. Però il trader ha come obiettivo ridurre la volatilità dei mercati, e quindi magari se io sono in posizione long su Bitcoin, ha fatto questa super cavalcata del 300% e passa, il trader è uscito 10 volte da questo trend e poi è rientrato lasciando al mercato dei profitti, lasciando delle percentuali, lasciando dei punti al mercato. Perché? Perché quello è il costo, il prezzo che il trader paga per assicurarsi nel momento in cui il mercato invece fa il crash. È proprio questo che si paga quando si fa trading, ragazzi, l'assicurazione per essere protetti. Perché se un trader è sul mercato di Bitcoin, probabilmente è uscito sicuramente almeno 20 durante il crollo, è uscito, io per esempio, ragazzi, ho un sistema che fa hedge su Bitcoin, lo usiamo solo in casi di fase di bassista, qualcuno lo può accostare o meno. Io non amo fare short su Bitcoin, quindi non l'ho usato questa volta. Però quel sistema a 38,5 è andato in short selling, ragazzi, proprio perché il mercato ha reagito male nella scorsa giornata lunedì. Quindi nel momento in cui io sono un trader e faccio questa operatività, riesco a mettermi in salvo dai momenti negativi. Però ragazzi, questo è il lato buono del trading. Poi c'è anche l'altro lato: è costoso fare questa cosa, perché dovete stare sui mercati, dovete essere formati, dovete essere professionisti, e beccate un sacco di stop. Perché moltissimi dicono: ah sì, voi trader dite che è tutto bello, però non è vero, ragazzi, io non faccio questo sul canale, io vi dico sempre la giusta informazione e vi dico che per fare il trader dovete formarvi dalla mattina alla sera. Non ho mai fatto un video dove non ho detto una cosa del genere,
ma se lo fate, lo fate bene, ragazzi, e unite le due figure, investitore sul mercato cripto e trader anche per gestire queste fasi negative, il drago Bitcoin, il drago cripto lo cavalcate nel modo migliore possibile. Questa è la verità, ragazzi, quindi scegliete da quale parte stare assolutamente, holder cripto / trader cripto, ricordandovi che nel caso holder massimo profitto se i mercati vanno bene e botte serie se i mercati vanno male. Lato trading, ottimo profitto se le cose vanno bene, diminuisco di gran lunga se le cose vanno male, anzi addirittura se sono bravo riesco anche a guadagnare, mi proteggo tantissimo, ma è complicato, va studiato, ragazzi, ok? Per quanto si possa dire sì, facciamo due operazioni, due trading eccetera, ricordatevi sempre che è una cosa che bisogna, a cui bisogna prestare attenzione. Questa è la vera differenza fra il trader e l'holder. Voi cosa state facendo? Qual è il vostro il vostro punto di equilibrio, ragazzi? Ognuno di noi ha il suo punto di equilibrio. Io ho il mio, perché sono sui mercati cripto sia holder che trader, così anche come sui mercati classici, ragazzi. Ho fatto la stessa scelta tantissimi anni fa, ma come l'ho fatta tantissimi anni fa sui mercati classici, in questo caso il trading lo sto facendo molto di più sulle cripto, perché hanno più ciccia, ok? Hanno più torta, ragazzi. Cosa fate voi? Quale delle due figure si addice di più alla vostra personalità? Scrivetemelo nei commenti. Noi ci rivediamo nel prossimo video, ragazzi, e forza Bitcoin, che ce la fa, ce la fa, ce la fa. Vedremo, ragazzi, a fine mese ci sono delle cose, delle scadenze importanti, ok? Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!